Beh, in quel momento sapevo che si poteva sbloccare soltanto magari in un cross o in un tiro da lontano, quindi ci ho provato, è andata bene. Per fortuna abbiamo portato a casa la vittoria e 3 punti, che era la cosa più importante. No, con l'esterno. L'ho presa di interno piede, provo questo tiro nella mente e è andata bene, quindi sono contento. Un mix di emozioni, pensieri, troppe cose positive, troppe cose belle, quindi è stato bellissimo. Tutta la mia famiglia, compresa mia ragazza, i miei nonni, i miei genitori, tutti. Sì, come l'ho detto prima, è stato bellissimo, quindi sono stato anche un pizzico fortunato che la palla è andata proprio all'incrocio, quindi non potevo andare in modo migliore. Beh, quello sta al mister a decidere se giocare a destra o a sinistra. Io posso giocare in entrambe le parti, però è il mister a decidere. Io preferisco la parte sinistra perché ce l'ho sul piede forte, porto la palla dentro al campo e mi viene meglio, però è il mister a decidere se giocare a destra o a sinistra. Allora, devo ringraziare assolutamente il direttore Raffaele. Il direttore generale, perché è stato lui a credere tanto in me, soprattutto quando ero a Vercelli e lui era presente con me, è stato, diciamo, lui l'artefice del trasferimento, mi ha voluto fortemente qui e adesso spero di ogni domenica di ripagare la fiducia che mi è stata data. Sì, allora, eravamo partiti bene, poi il primo tempo, non so, forse non eravamo molto fluidi nella manovra, eravamo un po' lenti. Penso che il secondo tempo abbiamo fatto un buon secondo tempo, comunque abbiamo avuto molte occasioni per andare in vantaggio. Niente, diciamo che abbiamo preso peccato per il gol che avevamo preso, comunque se chiudi il primo tempo 1-0 poi magari diventa tutta un'altra partita. Comunque l'importante, ce l'eravamo detti anche dentro lo spogliatoio, era vincere e portare i 3 punti a casa, soprattutto per dare continuità comunque contando la Coppa Italia sono 6 partite, 4 vittorie e 2 pareggi, quindi diciamo che era importante dare continuità e soprattutto i 3 punti per la classifica, che vogliamo stare più attaccati possibili a quelli davanti. Il mister fa le sue scelte, quindi noi dobbiamo solo accettarle, nel senso. Sì, sono contento che in questo momento sto giocando e spero, come tutti, qui stiamo qui tutti per quello, di continuare a giocare, ma l'importante è dare continuità a quello che stiamo facendo, diciamo, dal Foggia in poi penso che si sta vedendo un cambiamento un po' di atteggiamento della squadra, un po' di tutto, e comunque ci sta portando risultati. Forse nel gioco. Forse nel gioco sì, il primo tempo, però secondo me. Il secondo, secondo me, siamo stati un po' più fluidi nella manovra e abbiamo avuto molte occasioni, cioè più occasioni rispetto al primo tempo, e la potevamo sbloccare prima. Poi è arrivato l'Eurogol di Giovanni, ha sbloccato e ci ha portati i 3 punti. Sì, sappiamo che la Casertana comunque è una squadra forte, e lo dimostrano i punti che ha e ha iniziato comunque 2 o 3 settimane dopo tutti, quindi ha recuperato anche delle partite, ha nomi importanti, però noi vogliamo dare continuità a quello che stiamo facendo e ce la metteremo tutta per portare più punti possibili a Crotone. No, lo dedico a mio figlio Pietro, il secondo, che oggi compie 2 mesi, e lo dedico a lui.